pedofilia e chiesa. Il caso di cui si parla tanto in questi giorni, quello di Josef Wesolowski. In maniera dettagliata sono state rilevate le modalità con cui l'arcivescovo adescava le sue vittime e il suo profilo lascia pochi dubbi. È quello di un mostro. Si aggirava in incognito, camuffato da persona qualsiasi. Cercava giovani dai 10 ai 13 anni di sesso maschile in una situazione di indigenza. Li voleva poveri per far scattare l'arma del ricatto. Nella fase dell'approccio le sue richieste erano ridotte, $20-25, per vedere il ragazzo nudo o per masturbarsi di fronte a lui. Poi aumentavano le pretese, così come i suoi appetiti, in un parossismo dell'eccitazione che trovava il culmine nel rapporto completo comprato dopo questo morboso corteggiamento. Molti di questi giovani hanno descritto il loro malessere, la consapevolezza di essere entrati in un cammino buio, ma non potevano rifiutare, visto che li cercava non solo poveri, ma spesso anche malati, e così, con la promessa di pagare le cure mediche, violentava le loro ultime resistenze. Come una piovra nera che con i suoi tentacoli d'ombra si stringe sulla vittima, avvolgendola senza pietà. Il Comitato ONU contro la tortura si è pronunciato, chiedendo una punizione esemplare per questo vigliacco profanatore d'innocenza, aggiungendo, in un rapporto stilato lo scorso maggio a Ginevra, con estrema durezza, di non ritenere adeguate le misure adottate dal Vaticano fino a quel momento, in tutte le casistiche di abusi perpetrati da parte dei membri del clero. Il Vaticano, in risposta al comunicato, ha prima ridotto l'ex nunzio allo stato laicale, ma questa sanzione, se così vogliamo definirla, non era sembrata adeguata, visto che l'esecrabile mostro viveva tranquillamente a Roma. Così il Vaticano, dopo aver modificato il proprio codice penale interno, introducendo i reati di tortura e di pedofilia, ha deciso di sottoporlo a giudizio. Ora Josef Wesolowski è agli arresti domiciliari in Vaticano, anziché venir chiuso in una cella della gendarmeria. La ragione? Motivi di salute. I mass media italiani hanno subito espresso l'importanza del gesto di Papa Francesco, sostenendo che l'azione è stata una svolta epocale, una dimostrazione della nuova linea a tolleranza zero. Personalmente, credo valuterò positivamente questa nuova linea, giudicandola realmente nuova, quando un prete, colpevole di un crimine tanto atroce, sarà giudicato non dal Vaticano, ma dal paese, in questo caso la Repubblica Dominicana, dove è stato rilevato l'abuso. Invito tutti i credenti a rimuovere l'aspetto religione da questa notizia e pensare solo a ciò che vi esporrò adesso. Pensate sia giusto che un pedofilo, reo di aver abusato di decine e decine di bambini e ragazzi, sfruttando la loro malattia e i loro bisogni, anziché marcire in una cella, si trovi in appartamenti e stanze lussuose? Non sareste indignati nell'apprendere una notizia simile? Questo presunto cambiamento della Chiesa lo trovo solo di facciata, sia per dare parziale soddisfazione all'ONU, sia per strizzare l'occhio alla gente normale, nella speranza che la Chiesa cattolica, con questo nuovo volto simpatico, riesca a conquistare nuovi proseliti. Negli ultimi anni si è giocato troppo in tutti gli ambiti sulla simpatia, sull'aspetto di facciata,
e poco sui fatti e sulle azioni concrete per aiutare chi necessita realmente di una mano. E la spiegazione credo sia semplice. Non si vuole alcun cambiamento, si cerca semplicemente di mantenere il potere indossando una maschera dai colori sfavillanti, ma nella realtà più oscura della mia. Quando la Chiesa lascerà che siano gli altri a giudicare i criminali che nasconde al suo interno, allora riconoscerò un vero cambiamento. Con questo, amici deviati, vi saluto e mi raccomando, controllate sempre la vera maschera del vostro interlocutore. Ciao!